Sindaco Di Girolamo, buongiorno. Ci è appena pervenuta la notizia di questa nave di Costa Crociere che si è avvicinata al porto di Marsala, nave dalla quale è stato sbarcato un uomo già intubato e che ora si trova ricoverato presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Qual è la situazione? Notizie che ho io, c'è questo passeggero che l'hanno sbarcato qualche ora fa e Paolo Borsellino ricoverato in rianimazione, insomma. Quindi adesso dovranno fare gli accertamenti più specifici per essere sicuro che sia un caso positivo, perché da quello che mi ha detto, naturalmente sono voce così veloce, insomma. Abbiamo fatto un test rapido, quindi se corrisponde è positivo, ma dovrebbe essere positivo, insomma, complessivamente. Mentre la Adesso. nave rimarrà lì o prenderà il largo? E adesso vediamo, io spero di no, insomma, perché innanzitutto il porto di Marsala non è adatto per attraccare delle navi da crociera, poi se ci dovessero essere tanti casi positivi non credo che debbano sbarcare sulla terraferma, insomma, una cosa è un caso che va ricoverato in ospedale in rianimazione, una cosa è se ci dovessero essere tanti altri positivi, e tutto questo il governo regionale nazionale deciderà dove e dove far fare eventualmente la quarantena o altre situazioni.